Siamo venuti dalla cattedrale qui nella parrocchia di San Luigi Gonzaga per parlare dell'attualità di questo giovane che veramente ha scoperto la vocazione, l'ha vissuta intensamente, ha dato una testimonianza forte della fede, una anche carità operosa, ma in questo ci facciamo aiutare dalla nostra Rossella. Sì, San Luigi Gonzaga, un santo famoso, amato molto dai giovani ed è infatti il protettore mondiale dei giovani, il patrono mondiale dei giovani. Nacque nella seconda metà del Cinquecento e sappiamo che era di nobilissime origini, infatti il padre era un marchese e lui era destinato, diciamo, alla successione nobiliare, che però rifiutò perché si innamorò di Cristo, quindi la rifiutò e infatti tutti, diciamo, l'ambiente nobiliare che lui frequentava lo criticò per questo e molti gli dissero, alcuni gli dissero: ma come mai rinunci alla successione nobiliare? E lui rispose: non si possono servire due padroni, o Cristo o Mammona, o Dio o Mammona. E quindi si ribellò al padre, ai progetti che il padre aveva per lui e decise di entrare nella Compagnia di Gesù. Qual è il suo messaggio? Sappiamo che morì giovanissimo, a 23 anni, di peste, perché per salvare un appestato se lo caricò sulle spalle e si ammalò anche lui. Infatti viene chiamato il martire della carità, proprio perché si offrì tutto al Signore solo per amore. E il suo messaggio è quello proprio della carità, della regalità vera, che non è quella del mondo, ma è quella di Cristo, la regalità che riceviamo dal battesimo, perché siamo per il battesimo sacerdoti, profeti e re, e lui ha incarnato, San Luigi Gonzaga, questa regalità veramente nella sua vita, portando l'amore di Cristo, che è l'amore del re dell'universo, del cielo e della terra, a tutti quelli che ha incontrato, e per questo lo ricordiamo con grande ammirazione. Ecco, San Luigi, oltre il santo della carità, è anche il santo della purezza, il santo che anche ha usato i talenti che gli ha dato, si è messo a studiare, studiava a Roma e poi si è guardato attorno, è scattata la peste, come ci diceva Rossella, e lui subito si è prodigato, non si è lavato le mani, si è proprio buttato al servizio e tanto che, come si diceva, ci ha dato la vita. Ecco, adesso vogliamo invitare Stefano, parrocchiano qui proprio della chiesa San Luigi, che fa la preghiera a nome di tutti. Signore Gesù, che hai rivelato a San Luigi il volto del Dio amore, che gli hai donato la forza di seguirti, rinunciando a tutto ciò che al mondo appariva prestigio e ricchezza, di spendere la sua vita per i fratelli, nella letizia e semplicità di cuore. Concedi, per sua intercessione, di accogliere il tuo disegno sulla nostra vita e di comunicare a tutti i fratelli la gioia del Vangelo, il sorriso della tua presenza d'amore. Fa che la tua croce sia come lo è stata per Luigi Gonzaga, la nostra consolazione, la nostra speranza, la soluzione dei problemi oscuri della vita, la luce di tutte le notti e di tutte le prove. Te lo chiediamo, Padre, per Cristo nostro Signore, nella grazia dello Spirito Santo. Amen. Grazie Signore per la gioia che dai. Ora la benedizione del Signore tramite l'intercessione potente di questo giovane San Luigi Gonzaga, e che si estenda a chi porta il nome Luigi, Regine, ma a tutta la gioventù e a tutta la parrocchia e tutta la diocesi. Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Luigi Gonzaga, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.